Beh, noi registriamo in maniera molto positiva questa presa di coscienza dell'Europa sul tema della immigrazione. Bisogna difendere le frontiere esterne, sostenere i paesi che appunto fanno, anche per posizione geografica, compiono questo dovere. Finalmente c'è un cambio di passo da parte dell'Europa, una nuova consapevolezza dovuta anche alla forte azione politica che ha condotto il Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni è leader dei conservatori europei. Come gruppo dei conservatori del Comitato delle Regioni continueremo a sostenere queste politiche, consapevoli anche che i drammi che stiamo vivendo, non ultimo quello della Francia, sono figli di una immigrazione incontrollata, non gestita, di un'integrazione sbagliata. Bisogna cambiare paradigma nelle politiche migratorie e lavorare insieme innanzitutto nel debellare gli scafisti e il traffico di esseri umani che avviene alle nostre frontiere, aiutando i paesi di frontiera a rendere meno permeabili i confini esterni dell'Unione. Il PNRR che è stato approvato nella precedente legislatura, dal precedente governo, non è il Vangelo. È normale che a distanza di 1 o 2 anni si fa una verifica dei progetti che camminano e di quelli che non avevano le gambe per camminare o che hanno incontrato ostacoli insormontabili. I progetti che si ritiene di dover comunque realizzare, indipendentemente dalla scadenza temporale del 2026, che è quella che impone il PNRR, è corretto che possano essere finanziati con i fondi della coesione, sempre se rientrano nelle priorità strategiche che l'Italia riconosce. Io credo che da questo punto di vista ci sia poco da aggiungere e da discutere, anzi, molta della discussione che c'è in corso su questo tema la ritengo assolutamente strumentale e artificiosa. Ma lo scenario che noi auspichiamo per le prossime europee è una grande avanzata dei partiti conservatori, sta già, come dire, nei numeri e nei fatti, perché Fratelli d'Italia 5 anni fa, 4 anni fa, aveva una percentuale molto, molto bassa, di poco superiore alla soglia di sbarramento, mentre oggi è il primo partito italiano. In Spagna, Vox, apprezzeremo tra pochi giorni quali siano stati i suoi progressi e la sua crescita e così via. Quindi ci sarà molto più peso dei partiti conservatori e del gruppo conservatore nel Parlamento europeo. Io spero che i partiti popolari in Europa vogliano finalmente recidere quel connubio innaturale che hanno per troppo tempo coltivato con il Partito Socialista e costituire sul modello italiano un'alternativa alla coalizione socialista e progressista, unendo le tradizioni culturali, nazionali, popolari e conservatrici per costruire un'Europa diversa. Un possibile asse PPE CR c'è spazio anche per la Lega. In un possibile, diciamo, alleanza tra conservatori e popolari c'è spazio per tutti quelli che condividono questi valori e io credo che la Lega in Italia abbia dimostrato e dimostri tuttora di poterlo fare. Io credo che questo sia il futuro dell'Europa, l'Europa che hanno costruito almeno nell'ultimo decennio popolari e socialisti insieme, è un'Europa troppo lontana e troppo distante dalle tradizioni autentiche del nostro continente e dei nostri popoli, un'Europa che non a caso cala di consenso e di popolarità tra i propri cittadini perché è sempre più distante, troppo burocratica e troppo spinta verso alcune impuntature ideologiche che vanno contro gli interessi strategici del continente europeo.